Buonasera a tutti. Stasera, per il mio compito, di salutare tutti voi presenti e di porgere il benvenuto a questi nostri belli ospiti, al dirigente scolastico professor Ferdinando Rotolo, a tutti i docenti dell'istituto, ai ragazzi e ai genitori tutti. L'associazione Il Cuore Oltre l'Ostacolo nasce nell'anno 2013 e viene istituita per ragazzi speciali. Quando i ragazzi terminano la maturità e si affacciano nella società, non hanno un futuro e non possono essere inseriti nel mondo del lavoro. L'associazione per questi ragazzi un ritrovo dove si insegna loro a fare dei lavori più manuali, tipo decoupage, lavori domestici, si impartiscono lezioni di computer, si portano in piscina e addirittura per non fare mancare nulla e per farli sentire vicino alla società, si portano in vacanza. Attualmente l'associazione ha 12 ragazzi a cui presta servizio di volontariato, quindi come la famiglia. Il premio Borsa di Studio Mimmo Maratochi è un'iniziativa che tende a sviluppare l'attività di risveglio della vita culturale di Monopio. Vogliamo continuare su questa strada perché siamo profondamente convinti che la cultura sia il più grande investimento per la nostra madre terra e che, attraverso la sua rivalutazione, possa compiersi quel riscatto morale e sociale che apra nuove prospettive di crescita e di miglioramento per le nuove generazioni. Anche e soprattutto in questo momento di transizione morale e culturale, ma anche economica e sociale, in cui i valori del nostro passato diventano la nostra vera identità culturale, da cui nessuno di noi può e deve prescindere. E ringraziamo.
ed ora si esibiranno sulle note di Sipotare e Flugo nel primo canto gli alunni della classe quinta scuola primaria. Grandezza umana inestimabile. Mimma, come maestra
gettando le basi per la costruzione di un uomo migliore che possa aspirare alla giustizia, alla non violenza, alla pace, alla democrazia e alla convivenza civile. L'impegno di Mimma è stato tutto rivolto alla ricerca di una società di giusti, alimentata dai principi della collaborazione e della solidarietà. La sua missione pedagogica e i valori che ha saputo portare avanti, le idealità che ha sempre difeso, hanno un senso ancora oggi, perché è importante, se lo è per noi veramente, rileggere la vita e l'opera di Mimma. Può essere utile cercare di capire quanto di ella non è stato compreso. Io penso che occorra chiedersi se la vita e l'opera di Mimma possono ancora oggi significare qualcosa. Nella vostra scuola tutto ha avuto un senso per Mimma. La scuola di Molocchio ha preparato Mimma alla vita. Alla vita non genericamente ed astrattamente così intesa, ma in quanto propiziatrice in lei di intelligenza, di amore verso gli ultimi, nella moralità, formandola come donna, madre, alunna e cittadina. Oggi Mimma vuole che questa scuola possa far diventare tutti questi ragazzi gli uomini di domani, aspiranti a realizzare su questa terra un modello di società che possa solidarizzare e rispettare i diritti e le necessità di tutti. Saranno indicate
scendere da quello preceduto. E da chi coesiste con lui, e là, a chi coesiste e a chi viene dopo di lui. Dovremmo capirci in un lato di più, conoscerci, motivarci, comprenderci e amarci. Soprattutto con i figli. Ho parlato pochissimo con loro. Ho visto di restare per loro una sconosciuta, che pure è imparata e segnata la loro vita con decisioni che li hanno coinvolti. Devo parlare con loro, giustificare ogni momento del mio essere, perché possono accettare razionalmente e non solo per amore filiale quel che ho avuto e quel che ho dato nel mentre vivevo. E divento, partecipavo per come una mamma può alla storia della mia famiglia, del mio paese e della mia gente. Vorrei scrivere e scriverò, se il tempo me lo consentirà, ai miei diretti figli perché mi conoscano e mi capiscano.